Sono andato stamattina dal mio medico. Ermogene. Mi sono tolto mantello e tunica. Mi sono sdraiato sul letto, ho tossito, ho trattenuto il fiato. È difficile restare imperatore sotto gli occhi di un medico. È difficile perfino conservare la propria essenza umana. Questo mio corpo mi è caro, mi ha servito in molti modi. Non starò certo a lesinargli le cure necessarie, ma nessuno può oltrepassare i limiti prescritti dalla natura. La vita è atroce, lo sappiamo. Ma proprio perché mi aspetto tanto poco dalla condizione umana, i brevi periodi di felicità, i progressi parziali, gli sforzi di ripresa, di continuità, mi sembrano altrettanti prodigi che vengono a compensare la massa immensa dei mali, degli insuccessi, dell'ingiustizia, dell'errore. Sopravverranno le catastrofi, le rovine, trionferà il caos, ma di tanto in tanto verrà anche l'ordine. La pace si instaurerà di nuovo fra le guerre. Le parole umanità, giustizia, libertà riacquisteranno qua e là il senso che noi abbiamo cercato di infondervi. Non tutti i nostri libri periranno. Si restaureranno le nostre statue infrante. Altre cupole, altri frontoni sorgeranno sulle nostre cupole, sui nostri frontoni. Vi saranno uomini che penseranno, lotteranno, sentiranno come noi. Oso contare su questi continuatori che seguiranno a intervalli irregolari lungo i secoli, su questa immortalità intermittente. Se i barbari si impadroniranno mai dell'impero del mondo, saranno costretti ad adoperare molti dei nostri metodi e finiranno per rassomigliarci. Accetto con calma le vicissitudini di Roma eterna. Mi rallegro che il male mi abbia lasciato la lucidità fino alla fine, di non aver dovuto subire la prova dell'estrema vecchiezza, quell'indurimento, quella rigidità, quell'inerzia, quella mancanza atroce di desideri. Un istante ancora. Guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più. Cerchiamo di entrare nella morte ad occhi